scuola incontro un duo chitarristico di musica jazz molto noto in Italia e anche all'estero, i Brascars. Conosciamo meglio ora Eugenio Polacchini, sì, e Matteo Monozzi, benvenuti. Grazie. Venite da esperienze diverse, Eugenio dalla classica, mentre Matteo dalla musica moderna. Due mondi stilisticamente distanti, anche se il secondo è nato dal primo. Collaborate già da 12 anni e il nome del vostro duo richiama il termine inglese busker, che significa musicista di strada. Come è nata l'idea di modificarlo aggiungendo una R? Prego. In effetti l'inizio di tutto è stato un festival di artisti di strada. Noi veniamo dalla provincia di Modena, vicino alla provincia di Modena c'è Ferrara, e anche in questi giorni si sta svolgendo il famoso Festival dei Baskers di Ferrara, che ha ormai una vita estremamente longeva, funziona molto bene e quindi è una palestra molto interessante sicuramente per tutti gli artisti, musicisti che vogliono provare a esibirsi. Quindi noi, che ci conoscevamo già attraverso la scuola di musica che frequentavamo a suo tempo e che adesso ci dà anche da lavorare, oltre che fare i musicisti facciamo anche gli insegnanti, in un qualche modo abbiamo incominciato appunto grazie al Festival dei Baskers. Abbiamo detto che eravamo studenti, avevamo un insegnante in comune che si chiamava, guarda caso, Bruschi, come cognome Mauro Bruschi, quindi come omaggio a lui che ci ha fatto conoscere, che ci ha fatto assaporare il piacere di fare i musicisti, in qualche modo abbiamo donato questa area al termine Basker e l'abbiamo trasformato in Bruskers nella italianità. Okay. Poi devo dire che all'estero ormai ci siamo convertiti anche all'anglofono. È complicato spiegargli. Sì, tutto. Ormai ci va benissimo. Infatti leggendo pensavo... Sì, certo. Ok, vuoi aggiungere qualcosa? Ah, niente, concordo. Okay. Siete già saliti sul palco di Acquisti Franciacorti in Castello il 15 marzo del 2013 presso il Castello Odofredi di Iseo. Cosa vi colpisce in maniera particolare di questo festival della Sei Corde? Beh, direi che questo festival ha degli aspetti che accomunano tutte le serate. C'è quello che c'è un'organizzazione davvero fantastica, nei minimi dettagli, un pubblico sempre molto attento, molto abituato ad ascoltare i chitarristi, per cui è capace di ascoltare musica più orecchiabile, più facile, ma riesce ad ascoltare con attenzione anche brani più impegnativi. Non ultimo, come terza cosa, delle location davvero, davvero belle, il Castello Odofredi, ma anche le altre ville dove si svolgono gli appuntamenti estivi di questi Franciacorti, sono tutti veramente posti fantastici. Quindi, insomma, è un festival che direi che ha davvero tanto da dare al pubblico. Perfetto, grazie. È qualcosa da... No, condivido pienamente, perché in effetti di festival di chitarra in Italia ce ne sono già diversi. Devo dire che questo è uno dei più fortunati, proprio come riesce a accumulare in effetti sia la musica di qualità, il pubblico di qualità, che non è banale, riuscire a trovare anche questo aspetto, oltre veramente dei posti incantevoli. Noi che veniamo dalla bassa pianura padana, in effetti quando arriviamo qui con le colline verde, le vigne, respiriamo pieni polmoni. Perfetto. Il tour estivo prevede anche date in Germania. Vi attendono 8 giorni di concerti ininterrotti a Wolf-Fratzhausen, Oberursel, due date a Berlin, Würzburg, Frankfurt, Weinstadt e Stein. La Germania è un paese che vi ha già ospitato, vi siete infatti esibiti lo scorso marzo e nell'aprile del 2013. Dalla vostra esperienza potete raccontarci come viene accolta la musica jazz in Germania? Beh, devo dire molto bene, siamo davvero felici di poterci tornare perché siamo stati accolti con grande entusiasmo, quindi sono mediamente, il pubblico è davvero molto attento e molto sensibile, quindi spesso possiamo anche usare brani o interpretazioni abbastanza particolari e devo dire che insomma siamo sempre rimasti soddisfatti, per cui siamo in attesa di partire il 19 di settembre per questa nuova esperienza, insomma. Sì, sì. Beh, che la Germania è stata la nostra prima
terra esplorata come, come Bruskers all'estero perché per varie insieme di fattori abbiamo fatto i basker, abbiamo fatto gli artisti di strada presi dall'emozione del Ferrara Basker Festival a Monaco di Baviera nel 2004 pieno di artisti di strada. Quindi la cosa che lascia più in effetti, che stupisce maggiormente all'inizio, è che mentre in Italia è necessario organizzare un festival per poter suonare per strada, lì puoi farlo tranquillamente, vieni rispettato per quello che fai, anche se sei un musicista di strada. Quindi già questo dimostra il passo purtroppo un po' più avanzato che c'è nel resto dell'Europa piuttosto che in Italia. Diciamo che appunto il Festival Acustico di Francia Cortegnosi si finisce da questo punto di vista, ma non lo diciamo per così, è vero. Per che siamo qui a suonare, proprio perché è con un po' di tristezza e amarezza che lo diciamo, che purtroppo dalle altre parti spesso e volentieri si riescono ad aprire porte più facilmente piuttosto che in Italia. Certo, infatti avete suonato anche in Francia, Spagna, Austria, Bulgaria, Belgio, Ungheria e Portogallo. E recentemente avete anche suonato in California. Com'è stata l'esperienza statunitense? Beh. Avete qualche episodio divertente da Devo dire che è stato si rimane impressionati dalla dagli Stati Uniti, perché tutto è grande, tutte le strade grandi, macchine grandi, c'è anche un grande entusiasmo verso la musica. Siamo rimasti stupiti una sera, abbiamo suonato in un locale, in un piccolo locale a nord di Hollywood. Devo dire che non c'era tanto pubblico, però sono venute due persone che ci seguono, due persone californiane, hanno fatto tantissimi chilometri, infatti non so, 100-150 chilometri per venirci a sentire, erano entusiasti di ascoltare questa... Siete qua vicino, veniamo, siete qua vicino, è vero, per loro piuttosto che venire qui in Italia, però ha riempito sì, sì, e poi tanti invece altre esperienze, insomma, dove il pubblico era decisamente più numeroso, senza conoscerci, sono stati davvero entusiasti, insomma, abbiamo trovato molta, anche lì, molta apertura mentale, molto desiderio di darti una chance, anche se non ti conoscono, ti danno una chance, poi decidono se gli piaci, se non gli piaci, poi magari te lo vengono a dire, però ti danno sempre la chance. Ci torneremo, tra l'altro, forse lo diciamo poi in anteprima, torneremo a gennaio per un po' di concerti in California e a Las Vegas. Faremo 3 o 4 concerti anche a Las Vegas. Quindi darete vita alla vostra musica anche nella città. Sì, vedremo. Nell'altra vedremo. Città statunitense dove non si parla mai. Vedremo. Parliamo ora della vostra discografia. Con l'etichetta fingerpicking.net avete pubblicato 2 album, Guitar Sketch nel 2009 e Edition nel 2011. E oltre ad interpretare standard jazz avete inciso anche dei vostri brani. Nel primo disco c'è Now Tomorrow, scritto da Eugenio, e nel secondo invece avete dedicato maggior spazio alla vostra, alla vostra composizione. Avete scritto infatti insieme Cliffs of Moher, La mamma e il bambino e Dreams of a Black Cat. Per certe sfumature si sente anche l'influenza della musica irlandese. Cliffs of Moher prende il nome da una delle mete più famose d'Irlanda, che sono suggestive scogliere. Avete preso ispirazione dalla natura di questo smeraldo? Sì, in effetti sì, proprio. Solitamente siamo usi descrivere durante il concerto il perché suoniamo una canzone, e nel momento in cui dobbiamo eseguire le nostre composizioni è doveroso spiegare perché riteniamo che ci sia sempre una ragione che faccia nascere il brano. In questo caso Cliffs appunto descrive un viaggio che Eugenio aveva compiuto alcuni anni fa, me l'ha descritto alle prove, abbiamo iniziato a riflettere su come potesse essere bello provare a descrivere attraverso la musica un'esperienza di questo tipo. Infatti abbiamo anche realizzato un video con le immagini appunto delle scogliere, e in qualche modo uno si sente trasportare in mezzo al vento di questa. È una zona davvero ventosa, ma quasi da volare via, e con l'oceano che si
che ci si trova davanti, e quindi insomma abbiamo cercato di rendere un po' questa, questa atmosfera leggera e sì. Paul Desmond, Sonny Rollins, Dizzy e molti altri.
assumendovi spesso il difficile compito di armonizzare come se ci fosse una band al completo. Senza l'ausilio degli strumenti a percussione avete reso perfettamente l'idea ritmica degli accenti sul 2 e sul 4 e mi ha colpito particolarmente la vostra capacità di ricoprire con solo due chitarre il tessuto pianistico in Caravan. No. Li avete incisi improvvisando o di solito... Sono nati improvvisando. Sì, sono nati. Dopo l'arrangiamento comunque l'avete studiato. L'arrangiamento è stato, non è stato scritto, la maggioranza dei brani non è stato scritto, però... Di fatto l'abbiamo nel tempo consolidato e si ripropone in maniera molto simile di solito, però è nato dall'improvvisazione, sì, certo. Magari arriva Matteo con interpreta il tema o una parte armonica improvvisando, dopo io cerco di fare lo stesso e poi pian piano nasce tutto nasce quanto, sì, tutti i nostri brani, tutti i nostri arrangiamenti nascono da un lavoro, lungo lavoro di prove, certo. Senza abbiamo anzi constatato che tutte le volte che uno prova a obbligare l'altro a fare una cosa in maniera univoca, il prodotto non è quello che alla fine riusciamo ad apprezzare maggiormente, cioè il frutto del lavoro nasce proprio insieme. Quindi, altrimenti non è spontaneo. Altrimenti non è spontaneo, quindi l'improvvisazione è magari per due ore si fanno le prove di sera, finite di fare una giornata di lezione con i ragazzi, quindi si è anche un po' stanchi talvolta, però magicamente in 5 minuti salta fuori l'ispirazione, l'idea che poi dopo riusciamo a maturare anche prolungando le prove veramente fino a notte inoltrata, impensabile, perché l'ispirazione non si sa mai quando arriva. Quindi tutto questo è frutto di lavoro, e se riflettiamo su tutti i brani che abbiamo magari cestinato, sì, tanti, riempiremo chissà quanti dischi. Registrazioni, ore di registrazioni, che poi alla fine non ci soddisfacevano tanti brani che poi non abbiamo mai presentato, quindi è una selezione in realtà. Sì, perché ci deve essere sempre un'idea di una sorta di prodotto che è frutto di collaborazione, di una sorta di fiducia reciproca che salta fuori, quindi se fosse l'immagine semplicemente mia o semplicemente di Eugenio non sarebbe il duo vero e proprio, ma sarebbe un solista con un accompagnamento, invece il nostro obiettivo è proprio di miscelare insieme le idee, quindi generare una terza idea ulteriore, esatto, che nessuno di noi due probabilmente riuscirebbe a dare. Quindi tutto è improvvisazione, lavoro, fatica, litigate, imprescindibile, ci si ascolta, ci si discute, però alla fine si produce in questa maniera. E che significato hanno per voi il bebop e l'hardbop oggi? Secondo voi il jazz sta diventando sempre più di nicchia? O... Allora, è una domanda molto difficile perché sì, probabilmente dipende anche dal luogo che si valuta. Si prende in considerazione l'Italia, gli Stati Uniti, l'Europa, sono cose sì, molto diverse, sì, quindi è difficile dire. Secondo me, un po' per quello che vede nella programmazione dei locali, dei festival, esiste un jazz mainstream, Michael Bublé, un filone che in realtà ha ampliato, secondo me, l'ascolto, sì, ha ampliato il proprio ascolto, invece un filone più di nicchia, molto più settoriale e più anche, diciamo, impegnativo, ma non nel senso spregiativo, impegnativo da suonare, impegnativo da ascoltare, più assimilabile alla musica contemporanea classica forse, che ha forse un audience ancora più ristretto quella, sì, però comunque io vedo una... Intendi tipo il free jazz piuttosto che magari... Io mi intendo sì. Pat Metheny, Charlie Hayden... Sì. La paragono un po' alla musica classica contemporanea di altri tanti compositori che non hanno scritto per il jazz, Petrassi, non so, per chitarra classica c'è Giorgio Federico Ghedini, ce ne sono tanti, insomma Leo Brauer anche, che ha scritto tante composizioni per chitarra di musica contemporanea, altri invece di musica molto più semplice da ascoltare. Quindi insomma io vedo personalmente un po' due strade che si stanno separando. Sì. Poi è complicato dirlo a livello internazionale perché bisogna avere molto presente la situazione. Forse in Italia io vedo un po' di questo tipo. Sì, effettivamente sì.
un brano in particolare, Take Five, è stato scritto da Paul Desmond e interpretato poi dal Dave Brubeck Quartet, appunto Paul Desmond faceva parte. È un brano del 59 caratterizzato dalla sua metrica in 5 quarti, da cui deriva appunto il nome del brano stesso. È considerato il primo brano jazz in un tempo semidisciplinario a raggiungere il grande successo. Ed è la decima traccia anche del vostro primo album. Sì. E mi ha colpito la vostra scelta di suonare una linea melodica alla chitarra simile a quella di un contrabbasso per quanto riguarda le prime quattro misure del tema A, che poi è un accompagnamento che pian piano si trasforma a quello che avrebbe fatto una chitarra vera e propria nelle restanti quattro misure. E poi appunto c'è il fortanoio. La linea melodica di questa fa sentire ancora di più questa alternanza di cadenze tra primo, quinto, quinto, primo. E come è nato l'arrangiamento di questo pezzo? Anche la parte del basso era già stata pensata prima? Ma allora, che... il brano devo ammettere che è ormai datato, quindi la memoria di come nacque esattamente a me, confesso, sfugge. Se tu hai qualche... In realtà ricordo... è sempre nato dall'improvvisazione. Sì, quello è imprescindibile. Devo dire che ho un ricordo abbastanza preciso di Take Five, che suonammo nel 2008, credo, in un festival di Baskers. Lì, e prendemmo una stesura semplice, introduzione, tema, B, improvvisazione, tema, chiusura. Poi in realtà avevamo iniziato a improvvisare su questa cosa, quindi abbiamo inserito una sorta di percussione, poi un inizio un po', un'introduzione un po' diversa, e dopo ha preso forma, abbiamo preso spunto da questa esecuzione che avevamo fatto questo festival, e detto ma potremmo prendere qualcosa questa improvvisazione. Mi ricordo che l'avevamo approfondito poi da questa cosa. Sì, perché lì proprio mi ha colpito, oltre alla parte proprio della melodia, che poi quella che si memorizza, così, anche proprio l'accompagnamento sembrava quasi un basso. Ma sì, la base era nata in maniera molto semplice alle parole, poi abbiamo approfondito una versione di un'improvvisazione dal vivo. Sì, me lo ricordo abbastanza precisamente. Bravo. Eravamo a Imola in musica 2008. Ah, pensiamo a te. Sì, sì, o 2007. Che poi infatti è dell'anno dopo, giusto l'anno? Sì, sì, 2009. Abbiamo registrato. Secondo me era 2008, sì. Perfetto. Bravo. E ovviamente non poteva mancare anche l'omaggio al grande Django. Certo. E anche a Belle. Nel secondo album, Addition, con i brani Minor Swing e Homage. E il vostro stile chitarristico si ispira anche a Django, o a livello proprio tecnico? Beh, è stato imbarazzante all'inizio, confesso, confrontarsi con un chitarrista così importante, punto di riferimento per tantissime persone, musicisti, ma soprattutto per chitarristi. La musica manouche in qualche modo è molto coinvolgente. Era il primo esperimento che noi facevamo di musica manouche, confesso, però a un certo punto ci siamo sentiti in dovere di provare questa sfida. In effetti magari non nuage, che l'abbiamo resa essendo il brano molto concedetemi romantico, nel senso che veramente uno si lascia trasportare da questa struggente melodia, quindi quello l'abbiamo un po' più rispettato, cercando sempre di fare in modo di attivare un dialogo tra di noi, mentre Minor Swing all'inizio abbiamo osato un po' e abbiamo veramente, si capisce dopo un po' di secondi, dopo che quando inizia il tema, sì, ma all'inizio si fa un po'. In realtà il tema non c'è più. Il tema sparisce e dopo noi lo rimettiamo. Quindi sì, diciamo, ispirazione, probabilmente rispetto di un chitarrista di quel tipo. Tecnicamente direi di no, cioè, tecnicamente meno, no. Tecniche diverse, quindi ci siamo ispirati un po' ai brani, un po' a rendere omaggio alla figura, però sì, in maniera specifica, personalmente, no. Beh, certo. Voi siete anche direttori artistici della rassegna chitarristica Live Acustica, sì, giusto? Volete raccontarci qualcosa di più di questa rassegna? Beh, innanzitutto che
siamo davvero felici di essere, apprezziamo molto l'organizzazione di Acustic Franciacorta, perché abbiamo avuto modo di avere l'esperienza di organizzare una rassegna, anche se più piccola, ed è un lavoro davvero impegnativo, quindi apprezziamo ancora di più. Capiamo perfettamente tutta la fatica, la che fatica, fa. Ecco, quindi questo proprio come introduzione, però è una rassegna che è partita nel 2011, sì, se non sbaglio. Sì. Abbiamo fatto 4 edizioni con un numero di concerti che variava ogni anno, a seconda un po' dalle disponibilità degli artisti, dal nostro tempo e da problemi economici che e purtroppo... Un altro problema abbastanza consistente che è capitato qualche anni fa nella nostra zona, perché sì, bisogna sempre dire che noi veniamo dalla bassa modenese e nel 2012 sono spariti tutti gli auditori, quei teatri, sì, dove facevamo. E la villa dell'ultimo concerto, che era il concerto forse clou della rassegna, non c'è più, è sparita. Il terremoto ha detto che abbiamo dovuto interrompere la rassegna. È stata una rassegna che ha avuto, insomma, in realtà è stata piuttosto seguita, sì, perché sì, i sì, concerti sì, sono stati, insomma, sono stati molto soddisfatti del seguito che hanno avuto, però è stato un lavoro impegnativo. Abbiamo deciso di spaziare dalla musica classica, proprio chitarra classica, abbiamo chiamato anche due di chitarristi classici, abbiamo chiamato come chitarrista classico Emanuele Segre, Stefano Grondona, dopodiché siamo passati al Finkestyle, è venuto Andrea Valeri, è venuto Paolo Sereno, poi abbiamo fatto quest'anno, abbiamo fatto un trio di due chitarristi americani e un chitarrista olandese. Certo, e poi l'anno scorso è venuto Massimo Varini, ah, che giusto, è stato Massimo, gentilissimo, perché ha dimostrato il suo buon cuore ed è venuto praticamente, non solo non l'abbiamo pagato, ci ha pagato lui, c'è che ci ha donato una serie di chitarre ai nostri ragazzi della scuola, sì, di musica. Perché dobbiamo, è venuto appunto, non è venuto solo così a livello amichevole, è venuto ovviamente perché è una persona davvero gentile, ma per raccogliere fondi per dare borse di studio ai ragazzi della nostra scuola di musica. Quindi l'edizione dell'anno scorso è stata dedicata a questa cosa. Sì. Alcuni chitarristi si sono resi sensibili a questo progetto, tra cui Massimo Varini, che ha aderito, ci ha fatto molto piacere. Sì, sì. Ci sarà anche una prossima edizione? Speriamo proprio di sì. Noi confidiamo che ci sia una prossima edizione. Sì. Concretamente nella nostra area ci sono ancora diversi problemi economici, certo, abbiamo problemi di sponsor. E la cultura e la musica, la e purtroppo fatto questo capita, i comuni stanno attraversando veramente un periodo crisi in generale, va bene, ma nella nostra zona si fa ancora un po' fatica a andare a bussare alla porta di uno sponsor o dell'ufficio cultura per essere aiutati a organizzare qualche cosa. Noi ci crediamo molto, abbiamo fortunatamente un paio di grandi aziende della zona che ci credono anche loro e ci hanno promesso di darci ancora una mano. Noi confidiamo nel buon cuore di queste persone e sicuramente daremo il massimo per organizzare quello che possiamo, che potremo fare, insomma, sì, certo, sicuramente. Certo. Eventualmente in che periodo sarà che così sarà? Primavera. In primavera. Primavera 2015, sì. Grazie mille. Volete invitare i nostri spettatori a seguire la vostra musica, un messaggio? Assolutamente, un messaggio promozionale. Certo. Beh, potete seguirci sicuramente, abbiamo camera, sul nostro sito www.bruskers.com oppure sul nostro canale YouTube, che cerchiamo di aggiornare abbastanza costantemente con dei nuovi video, quindi ovviamente www.youtube.com/bruskers. E c'è il nostro Facebook con la pagina fan, sì, e così via, sì, sì, Twitter, quindi insomma la possibilità di trovarci sul web, sì, sui social network in generale è molto facile, sì, ci trovate facilmente. Vi ringrazio anche a nome di Music Hall, grazie, grazie a voi, è stato grazie un piacere, a voi, grazie. Thank you.
vi domanderete effettivamente perché siamo andati a pescare un brano addirittura fin dalla lontana Corea, o no? Cosa dici? Vi raccontiamo che abbiamo avuto un piacevole incontro con, anche se al momento solo per via telematica, via web, con un produttore coreano che ci ha chiesto di rivisitare, secondo il nostro modo, la modalità Bruskers, diciamo così, dei brani della vecchia tradizione coreana, jazzistica coreana. Questo era il primo, chiamato quindi Sono un ragazzo di 17 anni, un brano allegro che racconta di una ragazza innamorata. Adesso invece un brano molto più dolce, molto più romantico, tranquillo, struggente, dal titolo Arirang, che verrà incluso in una raccolta insieme al brano precedente che uscirà fra qualche mese, appunto in Corea. Il brano è dedicato alla memoria della tragedia che è avvenuta questa primavera, qualche mese or sono, del traghetto Seoul in appunto in Corea. Quindi il nostro brano Arirang è dedicato alla memoria di queste vittime. Thank you.
Ringraziamo tutto il comitato organizzativo di Cursi Franciacorta, Giorgio Corvini perché insiste a chiamarci, non è recidivo diciamo da questo punto di vista, e tutti quanti veramente con tanto cuore. Ringraziamo anche il nostro caro amico Reno Brandoni, con il quale stiamo lavorando in questo periodo, infatti oltre ai CD, fra un mesetto magari, chi avrà voglia, e immaginiamo che qualche chitarrista qui in mezzo ci potrebbe anche stare, di fare un po' di duetti in stile Bluesgers, troverete una pubblicazione che guarda caso si chiama Una chitarra per duo, edita da fingerpicking.net, in cui io e Eugenio raccontiamo un po' di tutto il nostro percorso lavorativo che ci porta a fare queste strane elaborazioni musicali. Quindi mi sono dimenticato qualcosa della tabella? No, no, bravissimo. Bravissimo, grazie. Black Orpheus, buona notte. Grazie mille, grazie.